Nel cuore della Murgia Materana si nasconde una piccola meraviglia. È la chiesa rupestre della Madonna delle Vergini. Dalle origini antichissime, è uno degli esempi più vivi della tradizione religiosa locale legata ai riti mariani. Scendendo alcuni gradini, ci si ritrova di fronte ad una facciata interamente scolpita nel tufo, con una nicchia centrale in cui si erge una statuetta della Madonna, opera dell'artista Francesco Pentassuglia. La chiesa, interamente ricavata nel masso tufaceo, presenta una sola navata. L'altare in tufo dipinto ha nel centro una pala d'altare con l'immagine della Madonna dipinta sul legno. Sul lato destro, invece, vi è una teca in cui è riposta una statua della Madonna, realizzata nel 1800 dall'artista materano Pasquale Calabrese, fattosi poi monaco francescano. Sul lato sinistro, invece, si trova l'accesso ad un grande vano quadrato, sulle cui pareti vi sono nicchie e croci martellate. I festeggiamenti in onore della Madonna delle Vergini, eletta patrona del territorio murgiano, si rinnovano di anno in anno nell'ultima domenica di maggio. Dopo il rito religioso, i pellegrini percorrono a piedi un sentiero che dai Sassi attraversa il torrente Gravina, passando poi per varie chiese rupestri materane fino a raggiungere la chiesa della Madonna delle Vergini. Un profondo legame plurisecolare, quello tra il popolo materano e la Beata Vergine, in un sito di culto ideale per elevare l'animo alla preghiera, contemplare la bellezza del creato e trascorrere sereni momenti di aggregazione comunitaria. Un luogo custode silenzioso di fede e storia che si perde nei secoli, continuando ancora oggi ad accogliere fedeli e visitatori. Thank you.